Ci troviamo al Palace Hotel col professor Paolo Grossi, infettivologo della SST Sette Laghi dell'Università dell'Insubria di fama internazionale. Il professor Grossi ha organizzato il 7º congresso internazionale sulle infezioni virali nei pazienti immunocompromessi. Di cosa si tratta e chi riunisce questo evento? Allora, il congresso appunto affronta la tematica delle infezioni virali nel paziente immunocompromesso con un focus particolare sui pazienti trapiantati, trapiantati di organo solido e trapiantati di cellule staminali, cioè trapiantati di midollo, cioè pazienti oncoematologici, dove appunto queste infezioni rappresentano un problema rilevante che può condizionare il successo di questi trapianti. E quindi ho riunito appunto. Ormai è diventata una tradizione, i massimi esperti a livello nazionale e internazionale con i quali affronteremo e discuteremo di queste tematiche proprio per condividere con la platea che parteciperà quelli che sono gli avanzamenti che ci sono stati nell'ambito delle conoscenze su queste infezioni, come diagnosticarle, come trattarle e come prevenirle. Quindi l'obiettivo è quello proprio di condividere quello che è lo stato dell'arte oggi sulla gestione ottimizzata di queste infezioni in questa popolazione di soggetti particolarmente fragili. Grazie, buon lavoro.